Il Comitato Civico di Licata, Domenico Cantavenera, continua a lottare per i diritti dei cittadini. Fin dalla sua nascita si è sempre occupato dei problemi più urgenti della città, come tasse, rifiuti, ospedale, eccetera, promuovendo e partecipando a diverse manifestazioni pubbliche. Problema prioritario, la risoluzione definitiva dell'approvvigionamento idrico 24 ore su 24 di acqua potabile per usi civili, commerciali, artigianali, turistici, industriali e agricoli di tutto il territorio. Non meno importante il problema delle tariffe troppo elevate a fronte di servizi spesso carenti. Guarda, mi si chiede spesse volte quando esco fuori per farmi una passeggiata, giusto che sono il presidente del comitato, lo dico in dialetto, come veniva il problema dell'acqua. Ebbene, noi ancora stiamo lottando e continueremo a lottare, però voglio dire ai miei compaesani che l'unione fa la forza. Se loro stanno vicino a noi, dimostriamo di avere un certo seguito e possiamo ottenere qualche cosa di più, cosa che fanno gli altri paesi agrigentini. Che noi facciamo parte di un comitato intercomunale, notiamo che tutti gli altri partecipano, invece i nostri paesani l'unica cosa che sanno dire la mattina: ufficio alla carta, solo questo, però per il problema sociale non si interessa. Ora io prego i miei paesani di riunirsi insieme a noi, fare parte del nostro comitato, in modo tale che formiamo un certo numero e chi è che ha di bisogno che quanto prima si avvicinano le elezioni, saranno loro a venire da noi. E noi diciamo, come dice la canzone di Caudapilla, tu dai una cosa a me e io do una cosa a te. Ma fino a quando siamo soli, cari cittadini, cari miei compaesani, non c'è nulla da fare, tutti ci fanno guai, tutti ci allontanano. Non meno importante il problema della guardia medica che a Licata è ospitata all'interno dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso nella sede del pronto soccorso. Il comitato, così come altre associazioni territoriali, ribadiscono che il servizio della guardia medica dovrebbe essere dislocato per poter essere facilmente raggiungibile e poter usufruire subito del servizio senza file estenuanti in ospedale. Noi abbiamo un tavolo tecnico sanitario, il cui responsabile è Salvo Nicolosi, stamattina non è presente e mi sono incaricato io di fare questa, diciamo, annotazione. Da diversi anni a Licata ci abbiamo una sola guardia medica, prima ne avevamo 4 o 5, ora ne abbiamo una sola. Noi abbiamo mandato un documento a tutte le autorità in cui l'abbiamo intitolato "La guardia medica è malata e va in ospedale". Una cosa assurda, che la guardia medica che dovrebbe essere vicina ai cittadini si trova all'interno dell'ospedale, in un locale angusto e insieme ad altri servizi, che quindi è molto difficoltoso e compagnia bella. Noi chiediamo che alle autorità si impegnino che questa guardia medica, come si vocifera, come ci hanno promesso, venisse stata istituita, venisse trasferita a Piazza del Carmine, dove c'è un locale comunale, oppure in Piazza Elena, dove c'è un locale addirittura dell'azienda sanitaria provinciale. Noi questo problema lo stiamo seguendo e lo dobbiamo risolvere, come vogliamo risolvere anche, come ha detto il mio collega, il problema dell'acqua. Siamo uniti con altri comuni e stiamo affrontando in questo momento, altri ci hanno tentato, speriamo, e noi penso che ce la facciamo. Non siamo, anche se siamo pochi, ce la facciamo perché siamo caparbi e insistenti. Noi stiamo sbloccando la condotta sconfitta Licata, cioè quei 18 km di acqua, di condotta, che darebbero ancora acqua al centro abitato, dove spesso, talvolta ci sono interruzioni e manca l'acqua. Invece quest'altra condotta supplirebbe, sarebbe una condotta alternativa. Grazie ai cittadini e buona notte. Relativamente a questo problema, tra l'altro l'altro giorno c'è stato un incontro, no? Qual è stato il risultato di questo incontro? Ribadiamolo. Il risultato di questo incontro abbiamo rinviato la riunione al giorno 29 di dicembre alle ore 11 presso l'ufficio del comune, dove ci riuniamo. Il responsabile dell'ufficio urbanistico, l'ingegnere Ortega, ha convocato tutti gli enti preposte, il dirigente acque, atto idrico, il comitato civico
tre sorgenti, e siamo in una fase interlocutoria. L'ufficio della dirigente di acqua e l'ingegnere Sala si è impegnato a studiare il problema, e il giorno 29 facciamo il riassunto e vedremo un po' come sbloccare. Io penso che noi da semplici cittadini ce la dobbiamo fare, contrariamente a quello che hanno fatto i politici da diversi anni che ci hanno tentato, non ci sono riusciti, ma noi ci impegneremo a farlo, perché noi non ci fermiamo se il problema dovesse risolto in questa sede. Noi siamo disponibili a fare sit-in al comune, presso il sorgente acqua, dove ovunque, perché il problema si deve risolvere assolutamente.